amici, benvenuti all'interno di questo nuovo video. Guardate dietro di me la Hollywood Tower, quindi parla già da solo. Siamo ai Walt Disney Studios a Disneyland Paris. Siamo pronti a scoprirli assieme. È da un po' di tempo che non vengo più in questo parco, quindi vedremo un po' come sarà, vedremo come lo troverò. Ma prima di iniziare, io vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale YouTube. Se ancora non siete iscritti, se amate i parchetti, ma scrivetemi sotto un bel iscritto, così io vi do il benvenuto nella community. E ovviamente mettete anche un bellissimo like a questo video, perché è molto importante. Adesso siamo pronti a iniziare e andiamo alla scoperta dei Walt Disney Studios. Ecco amici, questa è la statua di Walt, io lo chiamo lo zio e lui ci dà il benvenuto qua agli studios. Amici, eccoci qua nell'area di Ratatouille, alle mie spalle c'è l'attrazione, quello che è giusto comunque quest'area parigina a Disneyland Paris è senz'altro molto più bella di quella di Disney World, questa è più grande, più completa e fatta sicuramente meglio. Siamo dentro alla Toy Story Land, molto bella anche questa di Parigi, a mio parere però la Toy Story Land più bella la trovate a Walt Disney World, dove, perché lì c'è anche proprio il coaster dello Slinky, è proprio ben fatta quell'area di Toy Story, però questa comunque, anche questa che c'è qua, è davvero molto carina. Amici, qua siamo davanti alla futura novità di Disneyland Paris, qua agli studios, dove appunto nascerà poi l'area di Frozen. È in costruzione già a Hong Kong Disney e lì ovviamente nascerà molto prima, poi prossimamente finalmente la vedremo anche qua e vedremo come sarà. Amici, adesso andiamo su Cars Road Trip, l'ex studio Tram Tour che è stato trasformato e adesso l'hanno ambientato in stile Cars. Andiamo a vedere! Ok! Les amis, il n'y a qu'à... Noi dal Cars Road Trip, quella nuova che hanno fatto appunto al posto dello studio Tram Tour. Beh, devo dire che comunque è carino, hanno fatto un bel lavorino, è ambientato ovviamente in stile Cars, è molto bello. Siamo dentro amici, andiamo a vedere com'è. Amici, questo è lo Star Factory, andremo qua a mangiare nell'area Avengers, vediamo come. Allora amici, quello che potete prendere qua è pasta e pizza, come vedete è un ristorante poi self service, quindi sono tutti qua i tuoi piatti, tu le prendi, le metti nel vassoio che noi abbiamo già e dopodiché vai alla cassa a pagare e sei pronto. Abbiamo una pizza, abbiamo preso la pizza, abbiamo assaggiato adesso sia la pasta che qua e sia la pizza, perché qua potete prendere pasta o pizza. Abbiamo anche aggiunto un bel dolce e adesso vediamo com'è. Amici, eccoci qua, noi siamo usciti adesso dalla Star Factory, abbiamo mangiato qua. Allora, come vi ho detto appunto, qua ci sono sia
pizza che pasta, ma devo dire che comunque è approvato, si mangia bene, la pasta è buona, non è scotta, anche la pizza è molto buona, è una di quelle pizze spesse. Ovviamente vi costa 15 euro a menù, sia che voi fate la pasta, sia che voi fate la pizza, per cui non costa assolutamente poco. Però comunque carino, è un posto bello, anche ambientato in stile Avengers, per cui se volete venire qua ovviamente è super approvato. Noi siamo scesi poco fa da questa qui che vedete alle mie spalle, che è l'attrazione di Spider-Man. Allora, devo dire che l'attrazione comunque è carina qui all'Avenger Campus, ma secondo me ti spompa veramente, perché è veramente faticosa. Se vuoi fare tanti punti, quindi vuoi proprio spaccare, ti devi dar da fare e veramente arrivi alla fine che le braccia non te le senti più. In sostanza tu devi lanciare delle ragnatele per ammazzare appunto i nemici, che sono quei robottini a forma di ragno, però hai sotto dei sensori e quindi tu devi fare il movimento delle ragnatele, quindi tu simuli questo movimento qua. Il problema è che continuando a fare così avanti e indietro, avanti e indietro con le mani, arrivi poi alla fine che veramente le braccia non te le senti più. Però è bella comunque, è divertente, è una bella attrazione. Invece il Pink Kitchen, anche questo è un altro punto ristoro, sempre qua gli Avengers. Infatti qua vedete di cosa si tratta, si tratta di un buffet a volontà, quindi qua potete mangiare quanto volete e ovviamente questo vi costa sicuramente di più. Comunque qua, amici, è bello perché poi ogni tanto ti vedi comparire i personaggi, guardate sempre in alto, vabbè anche in basso, però se guardate in alto beccate Spider-Man, beccate anche qualche piccolo show che ogni tanto fanno e le vedete anche alcuni personaggi poi quando si mettono in alto. Quindi soprattutto guardate in alto perché dall'alto ogni tanto vengono fuori tanti personaggi. Guardate poi ad Avengers anche il pavimento, vedete, è proprio bello, è proprio colorato, perché questo poi alla sera con le luci fanno tutti i riflessi, quindi gran bella idea. Amici, se non lo sapevate, i Walt Disney Studios hanno aperto esattamente nel 2002, quindi non hanno aperto quando è stato inaugurato il parco parigino. Sono stati inaugurati 10 anni dopo. Purtroppo siamo arrivati anche oggi alla fine di questo video dei Walt Disney Studios e tutto. Secondo me hanno acquistato comunque un ottimo potenziale con la grande novità Avenger Campus, quindi vi consiglio assolutamente di venire qua a vederla perché vale davvero. Io vi ringrazio, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non siete iscritti e se amate i parchi a tema, e ovviamente mettete anche un bellissimo like a questo video perché è molto importante. Grazie mille e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!